Ciao ragazzi, allora non mi sembra vero, finalmente registro questo video ragazzi. Io sono stata dietro a questo pacchetto tipo da 4 mesi che ci sto dietro. È stata un'odissea vera e propria. Io ho pagato 500 euro, no 500 dollari in realtà. Questo pacchetto dovrebbe esserci all'interno roba tecnologica and more, qualsiasi cosa questo voglia dire. Volevo trovarne una più concentrata sul make up e sulla moda, non ce l'ho fatta, almeno su eBay. Quindi vedremo che cosa ci aspetta, ma avevo il sentore che non mi sarebbe mai arrivata. Quindi il fatto che sia qui tra le mie mani già per me è una gioia indescrivibile. Ovviamente ho tolto tutti i riferimenti a persone eccetera, ci sono i 76 francobolli che hanno usato, e lo scatolone di un monitor. Non riesco a capire nulla di quello che possa esserci all'interno. Quello che purtroppo penso è che io ho pagato 500 euro, probabilmente qua dentro ci saranno tipo un paio di mutande sporche, 6 fazzoletti usati, no, non lo so. Mi auguro di no, vedremo che cosa c'è all'interno. Forbici alla mano. E andiamo a spacchettare tutto ciò. Ho visto un sacco di questi video, no? Tipo di gente che compra pacchi e poi gli arriva un sacco di roba fichissima. E poi ho visto anche pacchi di gente che ha ricevuto veramente il nulla più totale e una fregatura enorme. Quindi non so che cosa aspettarmi. Ok, allora ragazzi, apriamolo in diretta assieme, sperando che non esca niente di strano. Secondo me, dando un'occhiata veloce, secondo me non vale i 500 dollari che l'ho pagato. Poi non so, non capisco perché, essendo un pacchetto che arriva dalla Grecia, non capisco perché fosse in dollari il prezzo. Questa cosa è strana. Prima cosa, penso sia un pennino laser. No, che cos'è sta roba? Una specie di strana lente. No vabbè, aiutatemi. Cos'è, una torcia? Che cos'è sta roba, ragazzi? Una videocamera, mi stanno spiando? Che cos'è? Un portachiavi con... Oh mio Dio, sarà pericoloso? No, vabbè ragazzi, io non so che cosa... Cioè, vi giuro, sarò cretina io, ma io non ho idea di che cosa sia sta roba. Cioè... Allora, che è un portachiavi si è capito. E poi alla fine di questo portachiavi c'è tipo una lente. Io penso sia tipo un pennino laser. Che cos'è? Non funziona. Allora, qui c'è un bottone. Però non succede niente. Forse non c'è la batteria. L'ho rotto. Ok, benissimo. Ok, si sta sfasciando tutto ragazzi. Ah, ok. No, la batteria c'è effettivamente. Ci sono le batterie, quelle piccole, tonde. Dovrebbe funzionare. Passiamo oltre. Beh, ragazzi, c'è un wireless mouse. Ragazzi, era dal 2006 che non usavo un wireless mouse come questo. Però, vabbè, un mouse nero classico, aiuto, si apre tutto. A parte che c'era scritto technology and more e qua solo technology vedo, vabbè. Poi che cos'è? Portable wireless speaker. Ok, questo presumo sia uno speaker wireless, ma va, questa può essere anche carina come cosa. Non le avevo effettivamente. Sono, sì, uno speaker. Ci sono dei segni su questo coso, secondo me è usato. E il coso per attaccarlo al computer. Peccato che non sia rosa, comunque non male. Forse dovrei mettermi anch'io a vendere su eBay questi pacchi misteriosi, ragazzi, perché effettivamente c'è un certo guadagno che ti puoi fare, perché se io l'ho pagato 500 dollari e questo mi ha spedito sta roba, devo dire che è veramente veramente una ciofeca, ma veramente veramente una ciofeca. Ho voluto provare questo brivido e non lo farò mai più. Poi c'è questa scatola un po' tutta rovinata, rotta, notare, perché qui è strappata, la plastica se ne sta andando. A questo punto apriamolo direttamente da qua. Che cos'è sta roba? Che cos'è? Una ventosa porta cellulare con un caricabatterie da viaggio per che cosa? Non lo so. C'è scritto comunque in greco, quindi non ci capisco una mazza. La ventosa è tutta sporca di polvere e questo è quanto. Poi ci sono queste cuffie Beats Solo 2 Iconic Sound Tune with Emotion. Allora ragazzi, io non voglio fare
un calcolo di quanto può essere il costo di tutto ciò, ma me lo fate voi, me lo scrivete nei commenti, mi fate un favore. Io sono sicura che non arriva neanche a 300 dollari, figuriamoci a 500 comunque. Suppongo queste siano le cuffie. Anche queste blu potevano essere rosa almeno. Sono tutte impolverate, però sicuramente sono nuove. Non mi piacciono affatto, non ci andrei mai in giro, ma credo siano delle cuffie decenti. Lo so, lo spero. Poi... Dio santo. Poi altra cosa, questo non ho idea di che cosa sia. C'è scritto anche qua tutto in greco. Oh mio Dio. MLS, Artificial Intelligence Center. Ma che cos'è sta roba? Pink? C'è scritto pink. Apriamo sto coso che ha dei sigilli. No, vabbè ragazzi, ma che cos'è un cellulare? No, vabbè, se è un cellulare mi rimangio. C'è un capello pure qui, boh. Dovevo indossare i guanti per fare questo video, io lo sapevo. E-mail? Oh mio Dio, ma quindi un cellulare davvero? No, non ci posso credere ragazzi, è un cellulare. Allora, vediamo se è nuovo, che ho i miei dubbi, ma è seriamente un cellulare ed è rosa. Cioè no, vabbè, no, vabbè, vabbè, forse mi rimangio. Quanto costa questo cellulare? Ditemelo ragazzi, perché io non conosco questo marchio. MLS IQ Talk, ok? E ci scommetto che manco funziona. Comunque all'interno così sono. No, beh, vabbè, ma devo dire che, cioè, se è un cellulare che ha un determinato costo, potrei anche, insomma, voglio dire, soddisfarmi di ciò. Allora, c'è la pellicola. Allora, c'è la pellicola protettiva già attaccata a questo cellulare, ok? Quindi presumo che non sia proprio nuovo. Però gli accessori sembrano essere nuovi, effettivamente mai usati, ancora, ancora chiusi, impacchettati. Queste sono le cuffiette. E quindi, oddio, questo è uno di quei cellulari a cui puoi cambiare la batteria. Saranno 10 anni che non cambio la batteria a un cellulare, voglio troppo vedere se funziona, ragazzi, vi prego, proviamola in diretta sta cosa. A parte che... Ok, la batteria ci sta, non ci posso credere che è veramente un cellulare. Allora, proviamo ad accenderlo. Presumo si accenda con questo tasto. Ok, non si accende. Non si accende e fino a qua andiamo bene. Ma nel frattempo che scopriremo il resto delle cose, andiamo a caricarlo e vediamo, magari... Magari è soltanto scarica la batteria, no? Può essere. L'ho messo in carica, non si è acceso, quindi non lo so. Ma vedremo. Vedremo. E poi che cosa c'è? Ah, un altro paio di cuffie. Di un marchio, anche questo non ben definito. JBL by Harman. E vediamole un po'. Io che non uso mai le cuffie, sono molto soddisfatta di questo pacco. Queste sono le cuffie. Credo che le altre siano... Credo che le altre fossero più carine. E questo è quanto. Mio Dio, sono pulite, sì. Sì, sono pulite. Poi che cosa c'è? Cosa c'è? Basta, questo praticamente è tutto quello che abbiamo ricevuto. Allora, ricapitolando. Queste cuffie di un marchio non ben definito. Queste cuffie di un marchio che dovrei conoscere ma non conosco. Ok? Che sono Beats Solo 2. Ok? Queste. Aiuto, se non le spacco prima. Queste. Poi c'è il mouse direttamente dall'anno 2002. Magari tutti usano ancora questo genere di mouse, tranne me. Poi ci sono le... c'è lo speaker portatile. Anche questo mi sembra usato, o comunque gli adesivi sono stati attaccati male, e non lo so, comunque. Speaker. E... strano pennino di cui non abbiamo capito la... l'uso nella provenienza, perché non ha la scatola, tra l'altro, cioè è stato buttato così, senza scatola, senza niente, così tac,
che si è sfasciato non appena l'abbiamo preso in mano, praticamente forse scopriremo un giorno, magari una sigaretta elettronica, è una sigaretta elettronica? No, non penso. Ma vabbè, e poi che cosa? E basta. Sì, beh, sì, poi importantissimo l'avventore. Che cos'è sto foglietto? The phone is brand new and unusable. Unusable? Eh? What? Allora, forse volevano scrivere unused. Hanno scritto unusable. Quindi hanno scritto il telefono è nuovo e inutilizzabile, ma penso volessero dire inutilizzato. Fantastico. Il pacco è stato aperto perché dovevamo impostare inglese come lingua. La lingua originale era greco e andava cambiato. Ah, mercoledì 31 ottobre 2018 la batteria è stata caricata completamente. Ragazzi, da questo fogliettino voi potete capire quanti mesi sono che io sto dietro questo pacco, ok? E poi abbiamo l'immancabile ventosa con, suppongo, porta cellulare per la macchina. È un porta cellulare? Sì, penso sia. O anche video, un porta videocamerina. Forse potrebbe anche te. Ah! Oddio, che dolore! Mi sono... Ah! Vabbè, già la odio. Mi sono pizzicata il pollice. Comunque, forse ci potrebbe stare anche la mia piccola videocamerina Canon qua, non lo so, comunque. Questo è quanto, adesso io andrei a vedere se il cellulare che è in carica si accende, perché se si accende, forse con 500 dollari possiamo starci con il prezzo, se non si accende mi hanno truffata per bene, quindi incrociamo le dita, che poi tra l'altro è rosa, metti che il mio iPhone va a ripararsi, metti che può essere un bel backup, vediamo. Qui c'è Gatto Denver, sempre presente. Ciao, amore mio! Sei bellissimo, amore mio! Lui mi dà tanti bacini, come al solito. No, ancora, bacini. Ok, basta, Gatto Denver. Adesso dobbiamo andare a provare questo cellulare. Allora, è in carica da circa un quarto d'ora. Dovrebbe perlomeno accendersi. Ok? Proviamo. Comunque sicuramente non è nuovo e inutilizzato, perché ragazzi, non so se lo vedete, spero si riesca a vedere da questa piccola bolla d'aria, ma qui è già stato applicato, lo vedete, lo screen protettivo, quindi sicuramente non è uscito dalla fabbrica così, e quindi sicuramente non è inutilizzato. Comunque, premo nuovamente il tasto per l'accensione. Ragazzi, non si accende manco per niente, cioè zero totale. Vabbè, lo lascio qui ancora un po' e facciamo un aggiornamento tra mezz'ora, perché ragazzi, se in tre quarti d'ora non si accende nemmeno, è truffa e dire poco. Speriamo, va? Speriamo, lo lascio qua e vediamo, insomma, è attaccato, quindi vediamo. Many minutes later. Passata mezz'ora. Questa è seriamente la prova dell'ove, ragazzi, perché se non si accende, non si accenderà mai. Sto premendo il tasto. Niente da fare. Ah! No. Nope. Nada. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Ci abbiamo provato. Nel frattempo mi sono messa questi occhiali che non sono da vista, ma mi piacciono. E che cosa vi devo dire? Era troppo bello per essere vero. Quando ho visto il cellulare ho pensato, no vabbè, allora veramente li vale i 500 dollari. Peccato che uno sia usato, due non si accenda manco per niente. Quindi, che cosa vi devo dire? Questo è quanto. Non comprate le mystery box su eBay. Se questo video può avere un'utilità e può avere un messaggio bello finale, no? Avete per tipo nelle favole, no? La lezione da imparare, di questo video, su questo video, è non comprate mai le mystery box su eBay. Quindi questo è quanto. Vado a distruggere il cellulare a martellate e tutto il resto degli oggetti pure. Non sto scherzando, ma il cellulare sì.
cellulare, sì. E niente, mia family, bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video che spero sarà meno deludente di questo. Ciao, ma vi voglio bene.